Un saluto agli amici di Domenica Italiana dalla redazione di World News Web 24. Scintille tra Unione Europea, Italia ed Ungheria in merito alle vicende delle guerre in Ucraina ed in Medio Oriente. A far salire la tensione sono state le dichiarazioni del rappresentante europeo dell'estero Borrell, che ha chiesto di togliere le limitazioni sull'uso delle armi occidentali e di selezionare ministri israeliani che hanno lanciato messaggi d'odio a commettere crimini di guerra contro i palestinesi. Sulla questione ucraina, dice Borrell, le restrizioni all'uso delle armi devono essere revocate. Ci deve essere un pieno utilizzo. Tra l'altro, la notizia ha portato anche reazioni sia dell'Italia che della Ungheria. Per il nostro ministro degli esteri italiani, i limiti per Kiev riguardano le armi italiane restano e l'idea di sanzionare esponenti del governo israeliano è irreale. Sulla stessa linea anche l'Ungheria: non vogliamo altre armi, non vogliamo altri morti e né vogliamo un'escalation della crisi in Medio Oriente. Bisogna continuare ad adottare una posizione pacifica e di buon senso. E veniamo adesso alla pagina sportiva. Parliamo di vela perché proprio nella giornata di giovedì è partita la Louis Vuitton Cup e con le tante aspirazioni per l'imbarcazione azzurra Luna Rossa che lo scorso weekend è giunta seconda nella finale della regata preliminare contro New Zealand. La fase preliminare dell'America's Cup di vela si è conclusa a Barcellona con protagonista Luna Rossa. L'imbarcazione italiana del duo Spinil Bruni ha vinto prima la regata conclusiva contro Alinghi con una rimonta spettacolare dalla terza bolina e successivamente seconda nella finale contro i neozelandesi di Blackmagic che proprio nell'ultima giornata erano stati sconfitti per la prima volta da American Magic. Innanzitutto la rimonta conclusiva contro Alinghi. Luna Rossa parte subito con una penalità in avvio e gli elvetici ne approfittano subito. Alla prima bolina vantaggio di 25 secondi e nella seconda di 9. Dalla terza in poi la riscossa del team italiano che sorpassa gli avversari con un vantaggio di 10 secondi che manterranno sino a quando il ritardo accumulato dagli elvetici al traguardo sarà di 46 secondi. Poi la finale contro i neozelandesi è avvincente sino dalle prime battute fra sorpassi e controsorpassi. Il team italiano fa un'ottima figura, chiude seconda e sicuramente sarà tra le candidate che contenderà a Blackmagic la Louis Vuitton Cup che partirà giovedì 29 agosto e che fino al 9 settembre deciderà chi sarà la sfidante ufficiale per l'America's Cup spagnola 2024. E per quanto riguarda invece il calcio di Serie A, va ricordato che nel precedente turno di campionato c'è stata la resurrezione del Napoli ed anche molte altre novità che hanno riguardato alcune vittorie del campionato italiano e soprattutto il ricordo di Sven Goran Eriksson. La domenica della Serie A ha visto risultati importanti e delusioni cocenti. Partendo dal Napoli, nonostante sia un cantiere ancora aperto, si gode il primo successo della stagione con un perentorio 3-0 contro un Bologna mai domo. La Coppa Vasquelia di Lorenzo detta tempi e reti. Il capitano azzurro apre le danze nel primo tempo. Il georgiano concretizza il raddoppio nella ripresa ed a chiudere il tutto ci pensa Simeone. Per Dybala doveva essere la festa dopo la decisione di rimanere a Roma, ma si è trasformata in un incubo difficile da digerire. I giallorossi, all'esordio all'Olimpico, vengono battuti per 2-1 dall'Empoli. Punti pesanti e storici per la formazione toscana. Apre Ghiasi nel primo tempo, poi il rigore di Colombo nella ripresa e nel finale la rete inutile giallorossa di Shomurodov a svanire le speranze di un pari che non arriverà. L'ultima parte della seconda giornata di Serie A si è conclusa lunedì con la seconda vittoria della Juventus. I bianconeri vincono con autorità al Bentegodi contro il Verona per 2-0, con la doppietta di Vlahovic, secondo gol su
su Rigure e l'1-1 di Cagliari-Como con le firme di Piccoli e Cotrone. La giornata è stata segnata dalla morte di Sven-Goran Eriksson, scomparso a 76 anni dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. L'indimenticato protagonista del campionato italiano, soprattutto come allenatore della Lazio, con lo scudetto conquistato nella stagione 99-2000. In quella pagina storica durata 2 ore, dalla pioggia di Perugia dove si trovava la Juve, KO per la rete degli Umbri, all'Olimpico dove si scatenò la festa scudetto. E con questo siamo arrivati al termine del nostro appuntamento dall'Italia. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento tra una settimana. Restituiamo la linea Pasquale Pauletta per Domenica Italiana, Mimmo Siena, World News, Web 24.